Una splendida giornata di sole e un grande entusiasmo hanno accolto sabato pomeriggio il primo evento in piazza Garibaldi del Carnival Forte Bambino 2018. Un pomeriggio di divertimento e musica per le tante famiglie arrivate per la festa in maschera, organizzata dal comune con l'associazione Il Mandala. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Carnevale di Viareggio, erano presenti tre mascheroni e i laboratori dove i bambini, con l'aiuto di maestri della cartapesta, hanno realizzato piccole opere. Gli asili e le scuole primarie si sono esibite sul palco insieme agli autori delle nuove canzoni che entreranno a far parte del repertorio del Carneval Forte Bambino. Un progetto largamente condiviso e mi fa piacere che oggi Piazza Garibaldi, ripeto, sia così festosa. Ringrazio anche Francesca Neri che è qui con me con il suo Pierrot giallo, perché il tema di quest'anno ricordava quel carnevale del 79 di Pietro Ratti, e anche la canzone ufficiale del carnevale di quest'anno, scritta dagli autori dello Zecchino d'Oro, che continuerò sempre a ringraziare per questo contributo, si ispira a quel carnevale. La banda La Marinara sfilerà martedì grasso al Carnevale di Viareggio. Al Forte, il secondo e ultimo appuntamento di feste e coriandoli, è per domenica 18 febbraio con la sfilata delle mascherate di adulti e bambini. Questo carnevale l'hanno vissuto bimbi veramente con festa. Carnevale Forte Bambino, proprio a livello di bambino.